Ciao, sono Zane di Turbolab.it. In questo video voglio presentarti le principali novità di Windows 10 18.03, aggiornamento di aprile 2018. La nuova build di Windows 10 che Microsoft ha iniziato a distribuire come aggiornamento automatico a tutti i PC che già oggi montino Windows 10. Seguimi! Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Iniziamo dicendo che Microsoft ha deciso di non battezzare questa build di Windows 10 con un nome speciale come ad esempio Anniversary Update o Creators Update o Fall Creators Update come abbiamo visto in passato, ma si chiama semplicemente aggiornamento di aprile 2018, forse anche perché le novità principali veicolate non sono molte. A parte un paio di cosine interessanti a contatto con l'utente, questa build infatti si limita ad introdurre numerosi miglioramenti sotto al cofano, a limare un pochino di cose qua e là e a migliorare l'importazione all'interno del nuovo pannello impostazioni di tutti i settaggi, oppure molti nuovi settaggi che in precedenza erano raggiungibili solamente tramite il vecchio pannello di controllo. Guardando il desktop di Windows 10 18.03 non troviamo niente di davvero nuovo. Microsoft ha infatti introdotto qualche effetto basato sul nuovo Fluent Design all'interno del menu Start e del piccolo calendario che troviamo sulla destra, oltre ad aver migliorato l'impostazione generale del pannellino Impostazioni. In particolare le icone sono più piccole e distribuite in una griglia orizzontale che permette di accedere alle varie sezioni in modo decisamente più semplice e pratico. La novità più interessante è probabilmente sequenza temporale, timeline. Di che cosa si tratta? Di un'aggiunta alla schermata visualizzazione attività, cioè quella che si raggiunge premendo la combinazione da tastiera Win più Tab, oppure cliccando sul pulsante dedicato nella barra delle applicazioni. Quindi la vecchia visualizzazione attività conserva in alto la gestione dei desktop virtuali, mentre in basso è stata aggiunta appunto questa sequenza temporale, che altro non è che una collezione di tutti i programmi e di siti web che abbiamo visitato negli ultimi giorni, anche se non sono più aperti nel momento in cui guardiamo questa schermata. Tramite un clic possiamo quindi riaprire rapidamente le applicazioni oppure i siti che abbiamo utilizzato nei giorni passati, quindi diventa molto comodo per ricominciare a lavorare su un documento vecchio oppure con un programma che abbiamo aperto qualche giorno fa senza dover andare a cercare nel disco oppure all'interno del menu Start. In generale funziona piuttosto bene, la limitazione principale che notiamo in questo momento è che funziona unicamente per quanto riguarda i siti web con Microsoft Edge. Quindi per tutti noi che utilizziamo Google Chrome, Firefox, Opera, Vivaldi oppure uno dei browser alternativi diventa un pochino meno utile, nel senso che i siti visitati non vengono collezionati all'interno di questa schermata. Inoltre quando clicchiamo su una delle miniature che raffigura uno dei siti web visitati lo riapriamo appunto con Microsoft Edge e non con il browser predefinito. Si spera ovviamente che le cose possano cambiare in futuro, anche perché la piattaforma in linea di massima è aperta e Microsoft ha già pubblicato tutti i dettagli e le API per rendere compatibile questa caratteristica anche ai browser di terze parti. Si tratta solo probabilmente di attendere un po' e aspettare i prossimi aggiornamenti dei nostri browser. L'altra caratteristica principale e nuova funzione a contatto con l'utente si chiama condivisione in prossimità. Che cos'è? Semplicemente un'aggiunta al menu condividi, quindi share delle applicazioni moderne, oppure al menu di esplora file, che consente di inviare fra due computer che montino Windows 10 18.03 dei file in modo abbastanza rapido e semplice. Innanzitutto la condivisione avviene tramite Bluetooth, quindi diventa molto semplice inviare file anche in assenza di una condivisione di rete oppure dell'accesso ad internet.
Dopodiché, una volta che è stato stabilito il collegamento, il trasferimento di file avviene tramite Wi-Fi Direct e quindi è estremamente veloce anche trasferire file voluminosi. Purtroppo la compatibilità non è ancora universale, nel senso che servono driver aggiornati e alcuni modelli di scheda di rete. In particolare sul mio computer fisso ha funzionato perfettamente, monto una scheda di rete Intel, mentre invece su altri portatili che ho provato, che montano schede di rete di altri produttori, non sono ancora risultati compatibili. Fra due PC comunque che sono in grado di sfruttare questa funzione, funziona veramente tutto molto bene ed è davvero molto pratico da utilizzare. Chiaramente per chi di noi è sempre connesso a una rete locale, quindi ad esempio a PC fisso e portatile sotto la stessa rete, e permette agli amici, ad esempio ai colleghi che vengono in casa in ufficio di connettersi alla nostra stessa rete locale, questa funzione è un pochino ridondante perché tramite le funzioni di condivisione dei file si ottiene lo stesso risultato anche in modo più semplice e più strutturato. Però quando ci troviamo in giro, siamo magari fuori dal parco o siamo in un'aula studio, siamo lontani dalla connessione ad internet, è una buona alternativa da conoscere. A partire da Windows 10 18.03 arriva anche il supporto da parte di Microsoft Edge e del sistema operativo alle Progressive Web App. Di che cosa si tratta? Si tratta di siti internet e applicazioni web pacchettizzate in modo da funzionare meglio offline ed integrarsi con il sistema operativo. Quindi queste Progressive Web App possono funzionare anche in assenza appunto di una connessione verso il loro server e, una volta aggiunte al sistema operativo, funzionano all'interno di una propria finestrella dedicata. In questo momento personalmente non sono riuscito a trovare grandissime differenze tra una applicazione web classica e una Progressive Web App, anche perché evidentemente c'è ancora qualcosina da ottimizzare lato applicazioni. In futuro però Microsoft ha già annunciato che per spingere questo nuovo formato aggiungerà le applicazioni pacchettizzate in questo modo più interessanti all'interno di Microsoft Store e quindi darà visibilità a questi strumenti anche tramite il negozio integrato in Windows 10. Non ci sono grosse novità per quanto riguarda Cortana, se non una riorganizzazione generale del pannello organizzatore e gestisci competenze, quindi dove troviamo le skill. L'interfaccia è stata un pochino sistemata ed ottimizzata per risultare maggiormente comodo da utilizzare. Sul lato funzionale invece sottolineiamo l'integrazione con Nest, Honeywell ed altri termostati intelligenti. Quindi una volta che questi termostati sono compatibili con Cortana possiamo parlare con il PC e quindi dire il classico «Ehi Cortana, alza la temperatura, abbassa la temperatura oppure metti a palla perché mi sto gelando». E in teoria dovrebbe funzionare. Non l'ho provato in prima persona perché non dispongo di un termostato compatibile, però ho letto un pochino di impressioni in giro e sembra funzionare come ci aspettiamo. L'altra novità di rilievo è la compatibilità, se ne era già parlato in passato, con l'app di Spotify, quindi installando anche l'app dedicata di Spotify possiamo comandarla tramite comandi vocali a Cortana, quindi il solito «Ehi Cortana, vai avanti, vai indietro, riproducimi questa determinata canzone». Sembra funzionare correttamente, di nuovo stando alle testimonianze che ho letto un pochino in giro. Dicevamo in apertura alcune novità all'interno del pannello impostazioni, una delle più importanti è sicuramente il gestore caratteri. Che cos'è? Semplicemente un'interfaccia in stile moderno che consente di visualizzare i caratteri installati sul sistema operativo, fare delle prove per vedere un po' il testo come viene in anteprima con quel determinato font oppure rimuoverli. Ovviamente non si tratta di una novità in senso assoluto, nel senso che lo stesso compito poteva essere svolto in precedenza utilizzando il pannello di controllo classico, però ecco che a partire da questa generazione abbiamo una schermata moderna per svolgere questo compito. La lista di novità veicolate da Microsoft Edge è veramente lunga un braccio. Troviamo un sacco di miglioramenti per quanto riguarda la gestione degli ebook, quindi sia quelli installabili tramite Microsoft Store, sia per quanto riguarda la gestione dei file tradizionali in formato EPUB oppure PDF. C'è una buona sincronizzazione ancora più veloce dei preferiti e delle sottolineature e delle note, una serie di ottimizzazioni alla visualizzazione, nonché molti altri aspetti che faranno la felicità di chi appunto utilizza lo strumento per leggere libri.
Sotto il cofano troviamo invece moltissime novità che fanno Microsoft Edge sempre più veloce e sempre più delicato sulla batteria. Questo è uno dei grandi cavalli di battaglia sui quali Microsoft sta puntando, oltre che miglioramenti per quanto riguarda il supporto alle tecnologie web. In particolare si parla del pieno supporto ai service worker, quindi alla possibilità di inviare notifiche in modalità push di vario tipo, e quindi, come dire, chiudere la differenza tra le app native e quelle sviluppate via web. Per quanto riguarda invece le funzionalità più a contatto con l'utente, troviamo un interessante redesign dell'hub, cioè quindi il pannellino laterale che contiene preferiti, cronologia, download e liste di lettura, è stato ottimizzato ed ora la sua area occupa un pochino tutta la schermata visibile, rendendo molto più pratico interagire con i vari elementi. Per quanto riguarda il supporto codec, segnaliamo la presenza di Ogg Vorbis per quanto riguarda l'audio e Theora per quanto riguarda invece la decodifica dei video. Quindi due formati aperti che sono piuttosto utilizzati sul web, potranno essere riprodotti ora nativamente anche da Microsoft Edge. Invece, per quanto riguarda le funzionalità che si semplificano la vita, segnalo che finalmente anche Microsoft Edge è in grado di ricordarsi i dati che inseriamo all'interno dei form, quindi nome, cognome, indirizzo e via dicendo, e volendo anche il numero di carta di credito. Tutto questo è corredato da una schermata dedicata che ci permette appunto di modificare e visualizzare le informazioni che abbiamo salvato. Tutto quanto ovviamente viene sincronizzato fra tutti i nostri dispositivi automaticamente, fra tutti quelli che siamo appunto, con i quali abbiamo fatto login con un medesimo account Microsoft. Una chicca secondo me molto molto interessante, che per quanto in questo momento è un'esclusiva di Microsoft Edge e non ho trovato sugli altri browser, è la gestione delle tab, quindi delle schede che producono audio. Oltre a mostrare un piccolo indicatore, una piccola cassa sonora che ci permette di identificare da quale delle 1000 tab che magari abbiamo aperto provenga il suono in quel momento, Microsoft ha anche fatto sì che l'indicatore sia cliccabile per silenziare, quindi per ammutolire all'istante quella specifica tab. Tra l'altro non è neanche necessario passare alla specifica tab, ma basta cliccare da qualsiasi altro punto per silenziarlo. Davvero molto comodo e molto interessante. Un'altra cosina che mi è piaciuto parecchio è il potenziamento della modalità in full screen, quindi selezionando il comando dal menu per mandare Edge a modalità schermo intero oppure premendo F11, il browser ci occupa tutto lo schermo e scompaiono tutti gli altri elementi. Ora però, rispetto al passato, abbiamo la possibilità di spostare il mouse sul lato superiore dello schermo per far apparire la barra di navigazione, la barra degli indirizzi e tutto il resto, mentre invece in precedenza era un pochino noioso gestire questo tipo d'attività. Quindi buoni miglioramenti per quanto riguarda Microsoft Edge. Infine segnalo al volo, per gli sviluppatori web, per tutte le persone quindi che fanno il mio stesso lavoro, la possibilità di utilizzare F12, quindi il pannellino per gli strumenti di sviluppo web, ancorandolo al lato e non più solo sul lato inferiore. Ci sono molti colleghi che so che preferiscono utilizzare questa modalità. Segnalo anche a livello di sistema operativo il potenziamento della funzione contatti, quindi la possibilità di aggiungere le testoline delle persone che contattiamo più spesso nella barra vicino all'orologio. Mentre prima eravamo limitati a solo 3 persone, a partire da questa nuova edizione di Windows 10 possiamo scegliere tramite il pannello di controllo un numero arbitrario di contatti che desideriamo mantenere nella barra in basso. Inoltre è ora possibile riposizionarli tramite clicca e trascina. Per cercare di facilitarci la vita e trovare più facilmente le persone che vorremmo contattare, Microsoft propone ora anche tramite la sezione app del pannellino una serie di altre applicazioni che possono contenere dei contatti con le quali possiamo agganciarci. Segnalo anche una lunghissima lista di novità per quanto riguarda la gestione dello schermo, della GPU e anche dei DPI. Partiamo proprio da quest'ultimo aspetto. In particolare, Windows 10, come sappiamo, ha compiuto passi da gigante per quanto riguarda il supporto ai monitor ad alta definizione, penso in particolare a quelli 4K, e alla possibilità di ridimensionare gli elementi aumentando appunto l'ingrandimento, ad esempio a 125 o 150%.
Però, come tutti noi sappiamo, non è del tutto ancora perfetta, nel senso che capita di sovente che quando si aumenta il numero di DPI, alcune applicazioni mostrino dei font non proprio renderizzati perfettamente, perché ad esempio possono apparire sfocati oppure non perfettamente allineati. Bene, a partire da questa edizione di Windows 10, Microsoft ha aggiunto una nuova funzione che si chiama appunto consenti a Windows di provare a risolvere i problemi delle app in modo da non essere sfocate, che mi sembra perfettamente chiaro su quello che fa. Quindi abbiamo due modi per attivarla: o esplicitamente e preventivamente da pannello di controllo, oppure Windows si proporrà di attivarla per noi non appena rileverà che ci vede del testo sfocato a schermo. Un'altra novità di questa generazione è il miglioramento della capacità di trasmettere in streaming video HDR. Per verificare se il computer è compatibile, possiamo seguire Start, Impostazioni, App, Riproduzione video e dare un'occhiata al solito al comando Riproduci video HDR. Se è disponibile, significa che il computer è dotato di uno schermo, dei driver e di tutta, diciamo così, tutto lo stack necessario per gestire il video HDR. In caso contrario, siamo ovviamente costretti a utilizzare lo standard SDR. Sempre in campo HDR segnalo anche la presenza di un nuovo calibratore che può aiutarci, in caso disponiamo appunto dell'attrezzatura appropriata, a raggiungere i risultati ottimali calibrando lo schermo e tutto il resto delle periferiche. Un'altra funzionalità interessante da conoscere è quella che troviamo sotto Start, Impostazioni, Sistema Schermo. C'è un link Impostazioni Schermo Avanzate nel quale in pagina ci vengono proposte una pletora veramente infinita di specifiche tecniche riguardanti il monitor. In particolare troviamo la risoluzione, sia quella massima che quella corrente, la frequenza di aggiornamento e tutte le informazioni circa il colore, quindi l'intensità, il formato e lo spazio colore. Ancora un'altra caratteristica interessante è per tutti i portatili dotati di due schede video, quindi quella standard integrata sul processore e quella dedicata, che di solito è un modello o Nvidia oppure AMD. Bene, a partire da Windows 10 18.03 possiamo esplicitare quali applicazioni devono utilizzare una determinata scheda video rispetto all'altra. Lo scopo è chiaramente permetterci di controllare in modo manuale e molto molto preciso che determinate applicazioni, ad esempio i giochi, debbano utilizzare la scheda video dedicata Nvidia perché è molto più potente e performante, mentre invece tutte le altre app di produttività personale possono tranquillamente utilizzare la GPU integrata sul processore e quindi, nonostante le performance risultino minori, consumare anche molto meno corrente, perché tanto comunque la differenza non sarebbe apprezzabile con applicazioni che non siano di tipo gaming. Grosse e interessanti novità anche per quanto riguarda la sezione privacy. A parte una riorganizzazione generale delle due grosse componenti, quindi quella generale e quella dei permessi specifici alle quali le app possono richiedere l'accesso, sottolineo la presenza del comando per gestire la fotocamera e l'accesso alla webcam in particolare. Cosa succedeva? Con le generazioni precedenti, quando anche disattivavamo il permesso di accedere alla webcam, questa limitazione veniva rispettata solamente dalle app in stile moderno, quindi quelle che installiamo da Microsoft Store. Mentre invece tutti i programmi classici, quelli diciamo Win32, come si suol dire, quindi quelli che già esistevano anche su Windows 7, Windows Vista e precedenti, non rispettavano questa limitazione, quindi potevano utilizzare la webcam. Finalmente Microsoft ha corretto questa limitazione, quindi quando disattiviamo la webcam oppure la camera, comunque l'accesso alla camera dal pannello di impostazioni, nessun tipo di applicazione può più accedervi e questa sicuramente è una cosina interessante. Rimane comunque un divario abbastanza notevole fra le app moderne e quelle classiche, ovvero una volta che attiviamo la fotocamera possiamo scegliere di attivare e disattivare l'accesso alla fotocamera per singole app moderne, invece non possiamo fare lo stesso per quanto riguarda i programmi classici. La conseguenza è di fatto che se vogliamo attivare la fotocamera solo per determinati programmi di tipo classico ma disattivarla per altri, non possiamo farlo. Quindi per quanto riguarda i programmi classici è un on off acceso spento a livello globale.
Segnalo poi anche una novità per quanto riguarda l'accesso ai file. In particolare ci sono dei nuovi permessi, che denominati appunto documenti, immagini e video, che ci permettono di abilitare selettivamente l'accesso a appunto i documenti che contengono da parte di determinate app. Quindi non è più necessario concedere alle app l'accesso a tutto il file system, ma possiamo limitarci ad aree specifiche. Una cosina che ho notato abbastanza curiosa in questo momento è che non ho visto una sezione musica. Quindi non ho capito perché possiamo permettere l'accesso ai soli documenti, ma non alla sezione musica. Se qualcuno sa qualcosa di più, lasci pure un commento e sarò felice di leggervi. Windows 10 18.03 introduce anche l'assistente alle notifiche. Che cos'è? Di fatto è un pannellino che sostituisce il vecchio non disturbare ed è decisamente più accessoriato. In particolare possiamo scegliere di disattivare completamente le notifiche e lasciamo attivare solo le sveglie, oppure lasciare solo le notifiche dalle app che ci arrivano con priorità, cioè le nostre applicazioni preferite, oppure consentire come al solito di ricevere notifiche da qualsiasi programma e applicazione in esecuzione. Fino a qua niente di nuovo. Quello che invece c'è di nuovo e che mi risulta molto interessante sono le cosiddette regole automatiche. In particolare Windows 10 18.03 ci fornisce un paio di scenari nei quali attivare e disattivare automaticamente la gestione delle notifiche. In particolare possiamo scegliere liberamente degli orari all'interno dei quali non vogliamo essere disturbati, oppure scegliere di disattivare tutte le notifiche quando stiamo giocando e quindi siamo presi nel gaming, non vogliamo che qualcuno ci rompa le scatole con un messaggino, o ancora molto più importante per chi fa business è la possibilità di disattivare le notifiche quando è attiva la duplicazione dello schermo e quindi presumibilmente stiamo tenendo una presentazione davanti al pubblico con un proiettore e quindi non vogliamo mostrare nel proiettore eventuali notifiche che potrebbero arrivarci da app magari contenenti messaggi privati o comunque cose che non vogliamo divulgare pubblicamente. A lato di questo è stato modificato anche il comportamento dell'azione rapida nel centro di notifica, ovvero possiamo cliccando sul quadrato appunto assistente notifiche scegliere clic 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 il tipo di interruzione che vogliamo accettare, quindi non è più un acceso spento come era prima con la modalità non disturbare. Vale la pena di citare anche il supporto ai file con estensione EIC. Di che cosa si tratta? Del nuovo formato grafico che sta cercando di spodestare il vecchissimo JPEG a colpi di innovazione. E che innovazione? I file, ad esempio, a parità di dimensioni, hanno una qualità molto maggiore. Si tratta di un formato che in questo momento è utilizzato soprattutto da Apple sui nuovi dispositivi iPhone, ma che già a partire dalla fine dell'anno corrente arriverà anche su Android 9, quindi probabilmente assisteremo finalmente al pensionamento del vecchio JPEG che risale al 1994 ed è veramente ormai obsoleto. Il supporto per i file EIC all'interno della nuova versione di Windows 10 si presenta in questo modo. Per impostazioni predefinite i file non vengono riconosciuti, però quando proviamo a farvi doppio clic sopra si apre l'applicazione foto, quindi già riconosce che si tratta di un'immagine e ci propone i link per scaricare i decodificatori appropriati per il nuovo formato. In realtà questo è quello che dovrebbe succedere. Nella mia esperienza pratica, almeno su due PC di tutti quelli che ho provato, il link all'interno di foto non si mostrava direttamente per motivi che non ho capito. Semplicemente veniva restituito un errore. Proprio per questo motivo però ho raccolto i collegamenti che dovrebbero venire offerti dall'app foto all'interno di un approfondimento dedicato che trovate seguendo il link qui sotto. In caso non dovesse essere quindi proposto automaticamente il download del codec, basta cliccare e seguire i link che ho fornito per raggiungere gli stessi componenti all'interno di Microsoft Store. Sono gratuiti e una volta installati sbloccano finalmente il pieno supporto a livello dei file EIC. In che modo si manifesta questo supporto? L'app foto diviene in grado appunto di aprirli e di visualizzare le immagini che contengono, mentre invece Esplora file può visualizzare le anteprime all'interno delle cartelle di questi file come se si trattasse di qualsiasi altro JPEG.
Per quanto riguarda la gestione del sistema, troviamo invece un nuovo pannellino sotto Home App Avvio. È una nuova pagina che ci mostra tutte le applicazioni in esecuzione automatica, quindi sia i programmi classici che le nuove app in stile moderno che si installano appunto dal Microsoft Store. Da qui abbiamo un switch attivato o disattivato che ci permette di escludere e di disabilitare l'esecuzione automatica dei programmi che non ci interessano. Subito sotto abbiamo anche un'indicazione di quanto quella determinata applicazione o programma stia impattando sul tempo di caricamento del sistema operativo. Quindi possiamo scegliere ad esempio di disattivare tutte quelle che stanno rallentando troppo il caricamento di Windows e quindi l'accensione del computer. Per quanto riguarda il fenomeno del momento, che sembra essere lo streaming delle partite online, segnalo anche la nuova barra di gioco, quella che si richiama premendo la combinazione della tastiera Windows, tasto Windows più G di Genova. La nuova barra è stata completamente ridisegnata, ora ci mostra innanzitutto una serie di comandi più stilizzati ma anche molto più chiari, è facilmente spostabile in qualsiasi posizione, ci permette anche di tenere sott'occhio l'orario, che può risultare molto utile per chi passa molto tempo a svolgere questo tipo di attività, e poi ovviamente ci sono tutti i comandi per l'integrazione con le piattaforme di streaming che riguardano appunto le attività di videogiochi. Molto interessante. Qualche novità anche per l'utilizzo della tastiera. Innanzitutto sono felicissimo di comunicarvi che premendo Windows e punto si apre finalmente anche in italiano il pallellino delle emoji, dal quale possiamo selezionare le varie immaginette e inserirle direttamente nei vari campi di testo. Questa funzionalità era apparsa in realtà nella generazione passata di Windows 10, ma era limitata al Windows in americano e in inglese, mentre ora è perfettamente funzionante anche in italiano. Un'altra novità su questa caratteristica è che quando selezioniamo un'immaginetta non si chiude automaticamente il pannello ma rimane aperto, e quindi volendo possiamo cliccarne più di una per inserire molteplici immagini. Quando vogliamo chiudere il pannello basta premere ESC sulla tastiera, quindi è comunque rimane molto comodo da operare. Ovviamente questo comportamento è personalizzabile, tra le opzioni della tastiera abbiamo la possibilità di scegliere se effettivamente autochiudere il pannellino come succedeva prima oppure mantenerlo aperto seguendo il nuovo comportamento. Esordisce su questa generazione anche il limitatore di consumo dati. Cosa significa? Semplicemente possiamo finalmente impostare una soglia per quanto riguarda il traffico dati che abbiamo a disposizione ogni mese. Questo ovviamente viene molto pratico con le chiavette e i routerini portatili su rete 4G e 5G che deve arrivare, semplicemente perché gli operatori non ci offrono dati illimitati, ma appunto una quantità di volume dati mensile limitata. Tramite questa nuova funzione possiamo specificare qua quanto ammonta il volume dati che abbiamo disponibile nel mese, qual è il giorno di rinnovo della promozione, e semplicemente Windows ci avviserà quando appunto raggiungeremo questa soglia. Una cosina che in questo momento non mi ha fatto storcere un po' il naso è che riceviamo una notifica, ma al contrario di quanto succede sulle piattaforme mobile, Windows non chiude la connessione in maniera forzata, semplicemente si limita ad avvisarci, e quindi siamo noi che dopo dobbiamo attivarci o per disattivare la connessione o per andare a rinnovare prima del tempo, acquistare un altro po' di dati, di traffico dati. Se vi interessa questa funzionalità, ho preparato un approfondimento che trovate linkato nell'articolo principale con tutta la procedura e una serie di altre osservazioni sul funzionamento di appunto il limitatore del consumo dei dati. Segnalo anche questo nuovo strumento raggiungibile da Start Impostazioni Sistema Archiviazione. Cliccando il collegamento Libera Spazio Ora raggiungiamo una nuova pagina in stile moderno che ci consente di eliminare tutti i file temporanei, quindi tutta la spazzatura che si accumula sul disco di Windows. Questo nuovo pannellino va un pochino a sostituire quello classico per la pulizia dei file di sistema che tutti conosciamo. In questa generazione in particolare la vecchia utility, quella classica, rimane al proprio posto e rimane disponibile, ma è presumibile che comunque, poiché Microsoft ha già spostato le funzionalità equivalenti all'interno del pannello amministrazioni,
all'interno del pannello impostazioni probabilmente verrà eliminata l'utility classica dalle prossime build. Oltre ad impostazioni video abbiamo ora anche impostazioni audio, quindi un pannello, una pagina in stile moderno che ci permette, oltre a regolare il volume e scegliere le periferiche di input e output, anche un nuovo tasto che si chiama volume up e preferenze dispositivo, che consente di regolare quali sono le periferiche di input e di output per le singole applicazioni e i singoli programmi. A cosa serve questo? Ad esempio, quando abbiamo ad esempio più fonti sonore che stanno suonando contemporaneamente, possiamo scegliere, tanto per citare un caso che mi è successo di recente, di utilizzare Skype all'interno delle cuffie audio, ma di continuare ad avere la musica che esce appunto dalle casse sonore dei diffusori collegati all'uscita principale. Molte applicazioni, penso in particolare a VLC Media Player, offrono già qualcosa di analogo integrato, ma aver spostato questa funzionalità a livello del sistema operativo ci permette di fare questa scelta anche con tutte le app che non abbiano integrato una propria gestione specifica per questa funzionalità. È con grande gioia che vi comunico che a partire da Windows 10 18.03 Microsoft ha implementato anche il comando curl per scaricare file da linea di comando all'interno di Windows. Il comando curl, come sappiamo, è ampiamente presente sulle piattaforme Linux ed è molto utilizzato ad esempio da chi fa il programmatore o chi comunque deve svolgere determinate attività che prevedono la linea di comando, e finalmente l'abbiamo anche all'interno della finestra di prompt di comandi di Windows, sia prompt di comandi che PowerShell. Il funzionamento è quello classico a cui siamo abituati in ambiente Linux. Se la cosa vi interessa, potete al solito seguire sempre il link che trovate qui sotto per leggervi l'approfondimento con tutti i parametri, gli argomenti e le cosine alle quali prestare attenzione quando utilizziamo curl. Meno interessante, ma pur sempre benvenuto, è anche l'utility tar, che ci permette di gestire gli archivi creati in ambiente Linux direttamente sotto Windows. Un'altra novità che mi è piaciuta davvero molto è l'arrivo di Windows Defender Application Guard anche sulle edizioni Pro. Si tratta di una soluzione per la protezione di Microsoft Edge, quindi per navigare in totale sicurezza anche quando accediamo a siti potenzialmente pericolosi. Come funziona? Tramite un layer, uno strato di virtualizzazione. Quindi, una volta che abbiamo installato Windows Defender Application Guard sul nostro Windows 10, abbiamo la possibilità di rilanciare Microsoft Edge in modalità Application Guard. Si può utilizzare solo Microsoft Edge e non altri browser in questo momento. Cosa succede? Che parte una macchina virtuale a noi invisibile all'interno del quale gira appunto il browser. Quindi ecco che anche in caso venisse compromesso da un sito malevolo il nostro browser virtualizzato, non succederebbe niente, perché comunque rimarrebbe intrappolato all'interno della macchina virtuale invisibile. Quindi questa macchina virtuale invisibile viene comunque completamente distrutta non appena chiudiamo il programma e ricreata da nuovo all'esecuzione successiva. Quindi non solo l'utente ostile, quindi l'attaccante, l'aggressore che è riuscito a compromettere il nostro PC, non può andare da nessuna parte, ma comunque non appena riavviamo di nuovo il programma è sparita qualsiasi traccia di eventuale malware che potremmo aver contratto. Quindi sicuramente è una cosina molto interessante, e dall'analisi, dall'approfondimento che ho fatto, di nuovo lo trovate linkato nell'articolo, è risultato anche molto sicura. Altri miglioramenti, oltre appunto, come abbiamo detto, questa funzionalità prima era riservata all'edizione Enterprise, mentre ora è disponibile anche sull'edizione Pro, quindi quella molto più diffusa e acquistabile anche nei negozi. Altri miglioramenti che interessano entrambe le edizioni sono la velocità di caricamento notevolmente migliorata e la possibilità di ammorbidire alcune limitazioni. Ad esempio, possiamo scegliere di conservare i preferiti, i cookie e altri dati personali tra una sessione e l'altra di Windows Defender Application Guard, e di salvare sul disco fisso del PC eventuali file che scarichiamo dalla modalità protetta. Di nuovo, se la cosa vi interessa, trovate una serie di approfondimenti nell'articolo che ho scritto su turbolab.it.
Cito anche alcuni miglioramenti interessanti per quanto riguarda il sottosistema Windows per Linux, quindi il nuovo strumento che consente di eseguire Bash e altri programmi nativi Linux all'interno dell'ambiente Windows. Si parla in particolare del supporto per i socket Unix AF Unix, che è una caratteristica utilizzata da alcuni programmi che quindi possono essere utilizzati anche in ambiente Windows immediatamente. È inoltre possibile eseguire servizi in background e in più c'è un altro nuovo file che sta sotto etcvsl.conf che permette di personalizzare alcuni aspetti del sottosistema Windows per Linux. C'è poi il comando vsl path, molto interessante, una volta lanciato trasforma automaticamente i percorsi dell'ambiente Linux negli equivalenti Windows e quindi si facilita un po' ad esempio operazioni di scripting oppure per prendere al volo dei percorsi e portarli da una parte all'altra. Un'altra cosina specialistica ma interessante è la possibilità di gestire il file system NTFS in modalità appunto case sensitive, cioè che faccia distinzione tra maiuscole e minuscole. Non è una cosa che interessa al grande pubblico, però per determinati ambiti di impiego, soprattutto con le applicazioni Linux che invece distinguono e come tra maiuscole e minuscole, può tornare comodo. C'è un pochino da smanettare per abilitarlo, si tratta di attivare un flag, ma poi effettivamente funziona come ci aspettiamo. Non ci sono grossissime novità per quanto riguarda Windows Update, la principale sta nel fatto che Microsoft ha finalmente iniziato ad utilizzare l'aggiornamento di build, quindi il passaggio da un'edizione di Windows a quella successiva in background. Che cosa significa? Che l'aggiornamento viene scaricato e installato almeno nella parte principale mentre l'utente sta ancora utilizzando il PC. Solo una seconda e parte molto più ridotta viene demandata al momento del riavvio, quindi il tempo in cui il PC non è disponibile viene ridotto sensibilmente. Segnalo anche che non ho trovato traccia nei changelog, ma è stato rimosso il collegamento opzioni di riavvio da Windows Update. Lì dentro c'era di fatto un pannellino che permetteva di scegliere l'orario nel quale riavviare il computer, è stato rimosso questa caratteristica. Mentre invece l'altra opzione che era dentro la stessa pagina rimossa, che si chiama visualizza un promemoria prima del riavvio, cioè quindi ci dava la possibilità di posticipare il riavvio del PC se non era il momento consono, è stata spostata all'interno di opzioni avanzate e diciamo integrata con altre opzioni che riguardano Windows Update. Cito rapidamente anche la presenza del nuovo processo Registry. Si tratta di un nuovo processo che prima non esisteva e che Microsoft ha introdotto in questa versione di Windows 10 per regolare, diciamo, l'accesso ai dati presenti nel registro di sistema. Cosa succedeva? In precedenza era il processo del kernel di Windows a tenere in memoria e, come dire, gestire l'accesso ai dati conservati nel registro, mentre invece adesso è stato realizzato un processo distinto. Microsoft ha detto che la motivazione principale per cui ha fatto questa modifica è che in futuro potrà utilizzare questa suddivisione appunto in un processo dedicato per introdurre dei miglioramenti nel consumo di memoria. Per tante nuove funzionalità che arrivano ce n'è anche una che, lasciatemi dire, finalmente si toglie dai piedi, è stata rimossa. Si tratta di gruppo home, la funzionalità home group. Era stato introdotto da Windows 7 per facilitare la condivisione di file in rete locale tramite un codice, ma in realtà Microsoft ha comunicato che oggi non se la fila più nessuno, no, ha detto che semplicemente l'utilizzo è sceso moltissimo e quindi non ci sono i fondamenti per continuare a svilupparla. Quindi a partire da Windows 10 18.03 non è più possibile creare dei gruppi home né gestire quelli preesistenti. Per il momento è stata lasciata la possibilità di unirsi a gruppi che invece fossero già stati creati in precedenza, però mi aspetto che molto presto anche questo venga spazzato via. Come dicevo in apertura, Windows 10 18.03 è composto soprattutto da tanti piccoli miglioramenti e bug fix
di ogni tipo. Leggo un pochino quelli che ho segnato qui per l'articolo più interessanti. In particolare si parla dell'accoppiamento Bluetooth veloce, quindi con un apparecchio Bluetooth compatibile basta avvicinarlo al PC Windows perché il computer e il sistema operativo mostri una proposta di collegarsi con un singolo click. Nella mia esperienza non ha funzionato, perché da quello che ho capito servono comunque delle radio Bluetooth speciali e appunto progettate per gestire anche questo compito. Ci sono moltissime novità anche dal punto di vista grafico, effetti, effettini di ogni tipo. Il riconoscimento della scrittura a mano libera è stato migliorato. Per quanto riguarda l'edizione Pro per Workstation, quindi l'edizione riservata a chi ha dei PC mostruosi con decine di processori e moltissima memoria installata e appunto hardware speciale, è stata introdotta anche la modalità Ultimate Performance, che serve appunto a fare sì che non ci siano neanche quelli che Microsoft chiama micro ritardi nell'esecuzione delle operazioni dovuti alle ottimizzazioni del risparmio energetico, ma si tratta comunque di qualcosa che probabilmente è notabile solo con hardware dedicato e speciale e non certo che interessa a tutti noi. Inoltre Microsoft, sempre sull'edizione appunto Enterprise Pro per Workstation, ha sostituito anche tutte quelle varie sciocchezze, giochi, giochini che ci propone di default nel menu Start con delle applicazioni rivolte alla produttività e al business. Sicuramente una bella scelta che mi piacerebbe moltissimo arrivasse anche sull'edizione Pro regolare. Ok, altre novità riguardano la visualizzazione dei dati diagnostici. Per i più curiosi c'è la possibilità di attivare un tracking di tutti i dati che il sistema operativo manda a Microsoft e di scaricare un utility per visualizzarli, appunto per sincerarsi che non vengano mandati dati personali. Mi sembra un pelo paranoico, però chi lo vuol fare ora ha anche questa possibilità. C'è stata anche la sezione della sicurezza, è stata parzialmente modificata, è stata rinominata in sicurezza Windows dal principale Windows Defender e tante altre cosine, come ad esempio l'aggiornamento delle funzionalità di assistive, quindi quelle per gli utenti con disabilità. Ad esempio l'assistente vocale Narrator funziona anche in modalità provvisoria, oltre a una serie di altre ottimizzazioni. Chiudo con questa chicca: un pulsante aggiunto alla barra degli strumenti del classico Paint, che quando cliccato preavvisa che presto Paint sarà rimosso da Windows 10 e spostato all'interno di Microsoft Store. Però questa schermata rassicura che Paint rimarrà gratuito anche dopo lo spostamento. Per quanto mi riguarda, trovo tutta questa cosa un pochino eccessiva, però da quello che ho letto in giro c'è moltissimo attaccamento da parte di molti utenti al vecchio Paint, quindi Microsoft si sta tutelando dalle critiche, informando tutti un po' per tempo che presto sarà necessario installarlo a parte, ma rimarrà gratuito. Da Zane di Turbolab.it è tutto. Come sempre, se il video ti è piaciuto ti chiedo di cliccare mi piace qui sotto, per me è molto importante, quindi grazie in anticipo se lo farai. Per ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video ricorda anche di cliccare sul grande pulsante rosso iscriviti, che trovi sempre qui sotto, e sulla piccola campanella che si trova di fianco. Al prossimo video, ciao!